parliamo un po' di Android, se l'argomento può interessarvi. Bene, allora, se avete piacere, io vi spiegherei come si fa a programmare Android. Allora, Android, benissimo. Allora, Android è il sistema operativo che abbiamo su tutti i nostri smartphone, su tutti o quasi, nel senso che oggi il mercato si divide tra Android e iOS di Apple, diciamo, no? Ok, e la stragrande maggioranza degli smartphone è Android, e ci sono anche molte altre apparecchiature, e Android si comincia a usare anche in ambito industriale, per esempio i terminali di rilevamento dati molto spesso ormai sono macchine Android, diciamo, e, per cui diciamo che la programmazione di Android è molto utile, diciamo, no? Ecco, è un sistema operativo di Android, è un Linux leggermente modificato. E l'interfaccia utente di Android è scritta in Java, no? E quindi diciamo che chi volesse programmare Android deve utilizzare Java. Ok, in realtà ci sono anche altri ambienti di sviluppo, diciamo, per Android. Per esempio c'è PhoneGap, Cordova, Xamarin, Flutter e altri, diciamo. Quindi ci sono vari sistemi. Solitamente questi sistemi servono quando c'è la necessità di avere delle applicazioni multipiattaforma, cioè che funzionino sia in ambiente Android che in ambiente iOS, no? Ecco. E nella totalità queste applicazioni utilizzano la capacità di questi smartphone, sia Android che iOS, di interagire con il sistema operativo attraverso una pagina web. Quindi noi abbiamo una pagina web che è il motore WebView, no? Che attraverso JavaScript è in grado di chiedere al sistema operativo alcune cose. Per esempio, nella geolocalizzazione, se io da una pagina web posso dire a JavaScript: chiedi alla macchina qual è la tua posizione geolocalizzata, e ottengo come risposta che se è stata attivata il GPS, ottengo la posizione, diciamo. Ecco, e quindi diciamo che se ho bisogno di applicazioni multipiattaforma, ci sono questi strumenti, no? Se invece ho bisogno di un sistema molto più diretto tra la macchina e il sistema operativo, non c'è scampo, bisogna andare in Java, no? Java è un linguaggio che all'epoca era rivoluzionario, cioè diciamo ha introdotto alcuni concetti tipo la virtual machine o cose di questo genere, però è stato sviluppato negli anni 90, diciamo, no? E quindi ha alcune prolissità che si è portato dietro nel tempo. Però è talmente utilizzato, talmente tanto, no? Nonostante questo, diciamo che viene utilizzato lo stesso. Nel tempo è stato migliorato, però se vogliamo essere sinceri, per esempio il sistema .NET C#, a livello di linguaggio è molto più evoluto, molto migliore, molto più così. Però Java purtroppo aveva questi vincoli che sono rimasti nel tempo e tali sono, insomma, no? Android ha scelto di usare Java perché comunque i vantaggi ci sono, nel senso che Java comunque una volta compilato dà dei programmi che sono performanti, assolutamente sufficienti per far girare una macchina Android. Tenete conto inoltre che Android è nato nel 2008, perciò gli smartphone del 2008 erano molto diversi dagli smartphone di oggi, no? Quindi avevamo poca memoria, poca CPU e poche risorse, mentre invece adesso un telefono Android ha la stessa potenza di un PC portatile quasi, insomma, ecco, pertanto diciamo
delle cose di cui si preoccupa Android, che sono nativamente, di cui si preoccupano nativamente, adesso non sono più una preoccupazione sostanzialmente, no? Ok. Che cos'è un applicativo Android? Una volta che io ho il mio ambiente Android, un applicativo è un file con estensione APK, che sarebbe un file zippato, cioè praticamente quando io faccio un programma in Android, genero un file APK che poi può essere caricato nel Play Store o in altri modi, però se io faccio il download da un telefono Android, un'applicazione APK, posso installare questa applicazione. APK è un file zippato che al proprio interno contiene tutto ciò che serve per far girare la mia applicazione, cioè il codice compilato, no? Quindi io ho scritto del codice Java, ho compilato il mio sistema e dentro nell'APK c'è questa cosa qua, no? Oltre a questo, dentro nel mio APK ci sono anche delle risorse, no? Che possono essere di vario tipo, cioè possono essere immagini integrate nella mia applicazione, oppure per esempio il launcher, l'icona che viene utilizzata per lanciare le applicazioni, è comunque una risorsa, no? Oppure tutte le stringhe di localizzazione, cioè se la mia applicazione funziona sia in inglese che in italiano, io dovrò avere una duplicazione di tutte le stringhe dentro nell'applicativo sia in italiano che in inglese, no? E queste sono delle risorse che sono contenute dentro nel mio APK. Quindi questo è come si presenta dopo aver compilato, no? Allora, esistono numerose versioni di Android, no? E quindi nel tempo sono state sviluppate, voi sapete, Gingerbread, appunto Oreo è l'ultima, eccetera eccetera, danno sempre dei nomi di dolci e così via, no? Ecco, il sistema di sviluppo di Android, quando adesso noi fra poco vediamo che il sistema sarà Android Studio, no? Nel sistema di sviluppo io diciamo posso caricare tutte le versioni dei SDK, che sarebbero le librerie di Android, no? Tutte le versioni degli SDK, e posso decidere che la mia applicazione ha un target, cioè non può funzionare al di sotto di una determinata versione, e la versione attuale con cui è stata compilata è una certa versione, no? Questo sì, perché? Perché siccome la mia applicazione fa delle chiamate al sistema, no? Il sistema operativo deve sapere a che versione si riferisce, perché nel tempo le versioni possono cambiare, perciò i comandi che adesso ci sono magari prima non c'erano, o viceversa. Ecco qua, allora diciamo che a questo punto vediamo un attimino, cioè diciamo che, come dicevo prima, il sistema è basato su Java, no? Ed è piuttosto complesso, cioè non è banale sviluppare un'applicazione Android, no? Però per fortuna c'è Android Studio. Android Studio è il sistema di riferimento di sviluppo, ecco qua, no? Ecco qua, è il sistema di sviluppo di riferimento per sviluppare applicazioni Android, e ci aiuta veramente tanto, perché diciamo che ha un editor molto potente. Per esempio tutte le cose di Java lui le sa già prima di me, cioè io intanto che comincio a digitare lui già fa la completazione di quello che c'è, no? Mi fa già l'inclusione delle varie cose. Per esempio, se io vado qui e vado in questa qua che è un activity eccetera, e gli dico per esempio che ne so, dunque web view, per esempio web view, no? Ecco che lui già ha trovato web view, no? E quindi web view per esempio tt uguale web view eccetera, insomma, no? Lui comunque, diciamo, web view. Okay. E qui per esempio find view by id, e dopodiché
R. Adesso dopo qualcosa vi dico di queste cose qua, eh. ID, eccetera, eccetera, eccetera. No? E dopo quello che è, non importa. Adesso questo non funziona perché non funziona, però è giusto per capire, insomma, no? Quindi, come vedete, diciamo, per fortuna Android Studio mi viene molto in aiuto, no? Nel senso che io qui ho scritto sì e no il 10-15% di quello che avrei dovuto scrivere a mano, il resto me l'ha completato lui e anzi mi ha dato anche molti suggerimenti, insomma, no? Ecco, perciò diciamo che direi che programmare Android senza Android Studio cioè è un suicidio, insomma, no? Se vi volete male potete farlo, insomma, ecco, no? Perché si può fare, cioè non è che non si può fare. Ecco, Android Studio, anche questo è multipiattaforma, no? Lo scaricate dal sito Android Developer, no? Per tutte le piattaforme e così via. Bene, e quindi questo è. Allora, benissimo, torniamo un attimino alla nostra traccia. Sì, ecco, allora vi dicevo, no? Come è fatta quindi un'applicazione Android? Allora, se noi qui abbiamo un piccolo progetto che io ho fatto dimostrativo per questa occasione, diciamo, no? Ecco, e vedete che c'è questo. Quando io creo un progetto Android Studio, io diciamo posso avere in un singolo progetto, posso avere più app, no? Le app sono le singole app che io vado a sviluppare. Quindi di solito se io gli dico fai un nuovo progetto, lui mi fa un nuovo progetto che contiene tutto quello che può servire per sviluppare app Android e mi fa una nuova app che io poi andrò a popolare con quello che serve. Ok, questa diciamo si basa sul sistema di Make, no? Quindi questo qui, a differenza di prima avevamo parlato di Python, avevamo detto che avevamo a che fare con un linguaggio interpretato, no? Invece qui abbiamo a che fare con un linguaggio compilato. Ciò significa che io quando faccio una modifica a un pezzo di sorgente ho bisogno che il sistema ricompili il tutto, no? E Android Studio ha un sistema di build che si è basato su Gradle, no? Gradle, non so come si pronuncia, no? Ecco, che in realtà è un linguaggio diciamo di programmazione basato sulla Java Virtual Machine e così via. Però quello che noi possiamo vedere è questo, che se io vado ad aprire per esempio il Settings Gradle, no? Ecco, gli dire qua lui ha vari progetti, no? Vari file di configurazione che contengono tutto quello che serve per fare l'applicazione. Per esempio, il mio modulo app mi dice che è un'applicazione Android, qual è la versione dell'SDK, no? Quindi la versione del sistema di sviluppo. Quindi io gli dico guarda che la target version è la 26, che dovrebbe essere l'Oreo l'ultima, ma la minima è la 19, no? E poi come si chiama l'applicativo, che cosa deve includere e avanti di così, no? Quindi questo qua è il modulo base. Dopodiché gli dico qua che cosa deve includere, vediamo un po' se c'è qualche altra cosa che può interessarci, okay, ma diciamo che non ci interessa niente di questo. Allora, quindi noi qui sappiamo che il mio ambiente farà un'applicazione che si chiama, che è basata sulla cartella app. Bene, allora andiamo a vedere che cos'è questa app. Quindi se io vado nella sottocartella, cioè in realtà l'organizzazione della cartella è diversa, se io vado a vedere qui e vado a vedere per esempio, vediamo se la trovo questa cosa qua. Project viene lungo di sì, ecco, vedete? Quindi io, questo qua è la struttura fisica del mio progetto, no? Dove c'è la mia app con dentro tutto quello che ci va, no? Qui l'organizzazione è un po' diversa, infatti io qua posso vedere ho il progetto, ho la struttura, ho vari modi per vedere le cose, no? Comunque diciamo questo, allora c'è un file che si chiama Manifest, Android Manifest, che contiene diciamo che nel quale sono contenute
tutte le cose che servono alla mia applicazione. Quindi mi viene detto qual è l'icona che deve lanciare quando io lo lancio, e gli vengono dette altre cose, insomma, quindi per esempio quali sono le pagine che lui deve aprire, cose di questo genere. Allora, e quindi adesso torniamo sulla nostra traccia. Ok, quindi abbiamo detto, quindi per esempio, appunto, dicevo che nell'Android Manifest c'è il nome dell'applicazione, le risorse di cui viene chiesto il permesso. Per esempio, se la mia applicazione ha bisogno di accedere alla geolocalizzazione, dovrà chiedere l'accesso al GPS, oppure se deve andare in internet dovrà chiedere l'accesso ad internet. Io che sono un utente Android, non è detto che voglio che tutte le mie applicazioni vadano a geolocalizzare, perché se io ho la torcia, a me non mi interessa che la torcia vada a geolocalizzare, anzi non lo voglio, perché posso sentire come se fosse un'intrusione, no? E quindi il sistema di Android, per motivi di sicurezza, cosa dice? Guarda, la tua applicazione deve chiedere all'utente se aprire questa cosa oppure no. E se non va, tu, se sei bravo, gli dici: guarda che senza geolocalizzazione io non posso darti la mappa, perché se non so dove sei, la mappa non te la posso dare, diciamo, no? Ecco. E quindi nel nostro Android Manifest ci sono anche i permessi. Ok. Poi c'è la lista delle activity, cioè delle schermate di cui avrò bisogno, no? Qual è l'activity principale, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, parlavamo di... quindi adesso noi abbiamo visto un attimino come è strutturata, no? Cioè, quindi abbiamo la nostra app dove abbiamo dei sorgenti Java e abbiamo delle risorse. Ecco qua, no? Possiamo avere anche degli assets, ad esempio, no? Cioè negli assets io posso dirgli: guarda che ho bisogno di caricare dei dati dentro questa cosa qua, eccetera, no? Allora, per quanto riguarda le risorse, molto importante sono i layout, no? Quindi, ad esempio, se io vado nel activity main, questo è il layout della mia pagina principale. Eccolo qua, dove in questo layout io ho semplicemente messo una lista, una list view, ok? Un sistema abituale di interagire, cioè voi per esempio quando avete sul telefono Android, quando cercate i contatti, avete una lista di tutti i contatti con delle icone, con delle cose, quando cliccate si apre una finestra, ecco, quella è una list view. Quindi diciamo, la list view è uno dei metodi di interfacciamento più comuni, diciamo, no? con gli applicativi Android, no? Ecco, questa quindi nella mia pagina principale di questo esempio, che poi vedremo far girare, no? Abbiamo questa list view. Se andiamo a vedere il testo, noi qui abbiamo un testo XML, no? Che contiene tutte le definizioni per far funzionare questa cosa. Benissimo, e questo è il mio sorgente, no? Quando io compilo, lui compila queste risorse in un file binario che può essere richiamato dal mio sorgente. Quindi se io vado nella main activity, vedo che la prima cosa che fa, lui dice set content view R layout activity main. Quindi la prima cosa che fa, apre la mia activity. Attenzione che questo non è roba che ho scritto io, ma quando io faccio una nuova applicazione, c'ho un wizard che mi fa già tutte queste cose da solo. Quindi, diciamo, come vi dicevo prima, Android Studio mi aiuta veramente tanto. Ecco, quindi lui ha caricato questo layout, allora gli dico: guarda che la mia list view, cercala tra le risorse RID main view LV list. Quindi se io vado a vedere questo sorgente text, c'è la mia list view che si chiama main LV list, no? E quindi questo è il legame che viene costruito tra l'ambiente grafico che io ho costruito interattivamente e poi come andrò a utilizzarlo dentro nella mia applicazione. Ok, bene.
Naturalmente questo non è un corso di Android, no? Quindi è solo per dire qual è l'ambiente, no? Quindi non ci dilunghiamo nei dettagli, anche perché non lo saprei fare, perché cioè, io avendo Android Studio, insomma, mi aiuta, non è che devo sapere proprio tutto l'ambiente, lo so, è bravo, insomma. Ecco, allora, adesso io vi dico una cosa importante di Android, cioè Android è un sistema asincrono, no? Cosa significa? Significa questo, che molti software spesso sono sincroni, cioè io chiedo all'utente: ti piace il colore rosso o ti piace il colore verde? L'utente clicca il colore verde e poi la macchina, in base al colore verde, sa se deve andare da una parte o deve andare dall'altra. Il sistema asincrono è fatto in modo diverso. Quando io chiedo all'utente: ti piace il colore rosso oppure il colore verde? In realtà non è che la macchina, la macchina reagisce dopo che io ho scelto questa cosa, ma io prima di chiedere questa cosa, io gli dico: guarda, io ti farò questa domanda, se tu mi rispondi in un modo fai questo, se tu mi rispondi in un altro fai questo. E quindi io, quando l'utente clicca, no? Intanto la macchina sta facendo altre cose, no? Però quando l'utente clicca viene intercettato questo comando e viene fatta una determinata azione. Questo diciamo è insito in tutto Android, cioè tutto Android è fatto così, il che da un certo punto di vista è una seccatura, perché dal punto di vista della programmazione è molto più prolisso fare una programmazione asincrona piuttosto che una sincrona, perché se io ho delle catene di eventi una conseguente all'altra, ogni volta che devo scrivere molte righe in più di codice per poter eseguire queste concatenazioni, no? Ecco, però il vantaggio c'è, nel senso che i sistemi asincroni sono più robusti e sono più performanti. Facciamo un esempio: se io chiedo che mi venga scaricata da internet un file di 1 giga, per esempio, no? Che sul mio telefonino non starà tanto, starà 2-3 secondi. Però quei 2-3 secondi, se io sono in sincrono, mi bloccano il telefono. Mentre se invece io sono in asincrono, intanto che il sistema scarica, fa altro. Nel momento che mi dice ho finito di scaricare, allora posso fargli fare quello che deve fare. Quindi diciamo i programmi asincroni sono molto più robusti di quelli sincroni. Però dal punto di vista di programmazione è un cambio di paradigma ed è un po' più complesso. Ecco, allo stesso modo, no? E quindi noi siamo in un ambiente asincrono, no? E come funziona? Dicevamo che le videate di Android si chiamano activities, no? Quindi se noi andiamo a vedere il nostro sorgente, no? Noi abbiamo la main activity che nel mio manifest gli ho detto che la main activity è l'activity principale, cioè è l'activity con cui parte il mio applicativo, no? Ecco, e quindi ho la mia main activity. In questo caso un progetto molto piccolo è una sola activity, ma in realtà potrei avere più activity. Ad esempio, se torniamo all'esempio di prima, cioè all'esempio dei contatti del nostro telefono, io ho la lista dei contatti. Quando devo fare una telefonata o modificare un contatto, faccio tap sulla riga, mi si apre una seconda activity che mi permette di modificare i dati, no? Quindi, tecnicamente, siccome abbiamo un sistema sincrono, cosa succede? Io ho la mia activity con la lista dei contatti, no? L'utente fa tap e la macchina sa che quando l'utente pigia il dito su quella riga deve lanciare una seconda activity, no? E quindi viene scatenato quell'evento, no? Ecco, in quel momento viene aperta in modo asincrono una seconda activity, no? Io lavoro su questa seconda activity, alla fine se io confermo questa activity, no? Nell'activity principale ho un intercettamento di un evento che si chiama l'activity è stata chiusa, e se tu hai salvato faccio delle cose, se non hai salvato ne faccio di altre.